stasera dal Telegiornale di Treviso, edizione domenicale dei nostri notiziari, e quindi vediamo insieme quali sono state le notizie caratteristiche particolari di questa settimana. Massima stima per Marina Tazer, neo assessora all'urbanistica. L'ex sindaco Giancarlo Gentilini ricorda che era stata proprio l'amministrazione leghista a nominarla dirigente comunale. Il passo falso, semmai, è stato scegliere di entrare a far parte di una squadra dal destino, dice, ormai segnato. Mi sono veramente meravigliato che una ragazza brava ed intelligente come la Tazer abbia deciso di fare la stampella a questa amministrazione di Don Manildo, che ha i giorni contati e che è morente, ma sono convinto che è stata così permeata da quella malattia di protagonismo, e non mi sarei mai pensato che la Tazer avesse fatto questa scelta. Gentilini si unisce al coro di chi, dalla maggioranza all'opposizione, ha storto il naso o apertamente criticato la nomina di un nuovo assessore. La diretta interessata ribadisce non doveva prestarsi al tentativo di Manildo di rimettere insieme i cocci di un settore da mesi sotto tiro. Non lo doveva assolutamente accettare, forse poteva accettare quando io e la Lega potevano riprendere il potere della città di Treviso. Solo questa era la scelta. E in ogni caso, conclude con fermezza, per l'amministrazione di centrosinistra è troppo tardi per correre ai ripari. Assolutamente non c'è tempo di migliorare cosa, quando è un'amministrazione che muore, che non ha nessun vantaggio futuro, sparisce dalla circolazione della città di Treviso, perché il popolo trevigiano ne ha piene le tasche e la manderà via. Lega e Elisa Gentilini vinceranno ancora. Voglio dire anche una cosa, non sono neanche stati cattivi, perciò tutto sommato è andata di lusso. Parla poco Walter Saccone, il titolare del ristorante I Tre Pioppi ad Arcade, che domenica sera si è visto accerchiato da una banda di rapinatori che armati lo hanno affrontato per portargli via pochi soldi. Avete avuto paura però o no? Erano passate da poco le 20 e Saccone stava rientrando a casa dal ristorante, 300 metri, poco più di strada, tra il ristorante gestito con i fratelli e l'abitazione in via degli Alpini, dove lo aspettava la moglie. Il tempo di entrare in casa, che dal nulla sono spuntati fuori tre individui armati e col volto travisato dal passamontagna. Un'azione fulminea, il tempo di farsi consegnare quanto aveva con sé, circa 400 euro, e poi i malviventi sono fuggiti con l'auto della moglie, una Golf. Nemmeno il tempo di capire cosa stava accadendo per la moglie, che inizialmente aveva quasi pensato ad uno scherzo ed invece impotente ha assistito alla rapina. Una rapina in piena regola all'ora di cena, tanto che i vicini rientrati in serata non si sono accorti di nulla. La televisione accesa, le serrande abbassate. Fuggiti i banditi, Saccone ha immediatamente dato l'allarme. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno fatto partire la caccia all'uomo. In giornata i militari hanno ritrovato la Golf rubata, abbandonata nei campi, poco lontano. È andata di lusso, si sono accontentati, ma poteva andare peggio. Non è la prima volta che Saccone è vittima di rapine, la prima in casa. È una quindicina di volte ormai che mi spaccano le scatole queste cose. Lasciamo perdere, dai. Già la quindicesima volta? Io non lo so se 15, ma comunque tante. Rimane la rabbia, l'amarezza per quanto subito e soprattutto la paura. Dico solo una cosa. Auguro a tutti che non capitino mai. Punto, basta. Non voglio aggiungere altro. Era un problema conosciuto, avevo già dato ordine e questa mattina gli abbiamo dato anche una bella lavata di testa a qualcuno. L'assessore allo sport e ai lavori pubblici Ofelio Michelan tira dritto. Sapevamo dei problemi alle Mantegna ed erano in agenda, spiega oggi. Le immagini girate con un telefonino inviate alla nostra redazione hanno avuto un effetto immediato e già in mattinata la pratica muri verdi alle Mantegna è finita in cima alla lista. Qualche svista sicuramente è stata fatta, però abbiamo dato ordine questa mattina di intervenire immediatamente e non vogliono sentire scuse. Allarga le braccia l'assessore dopo le immagini di quelle docce al buio da ormai 3 mesi, anche se a Casugana qualcuno sapeva. Le condizioni di quella palestra erano note, quindi al palazzo del municipio. Almeno su queste piccole cose dobbiamo essere rapidi ed efficaci. Sullo sfondo più in generale, la questione attenzione alle associazioni minori, come reclamate da Lelio Raffaelli, il presidente provinciale trevigiano del Centro Sportivo Italiano. Sarà mia premura incontrare il presidente delle CSI, per collaborare come abbiamo già fatto in passato con,
lui e cercare tutti assieme di creare quella sinergia che è necessaria. Ci sono tante altre cose che potrebbero essere fatte magari prima di questo, a partire dal settore educazione, scuola, sociale, ci sono tanti altri settori. Penso tutto quello che pensiamo noi, che certe cose esistono solo in Italia. No comment. Bisognerebbe preoccuparsi di più di verificare cosa fanno questi enti e avere maggiore trasparenza. Si potevano spendere diversamente questi soldi, secondo te? Beh, alla luce di questi fatti è ovvio che sì. Denaro pubblico speso per sovvenzionare associazioni in genere che non hanno un chiaro scopo e una finalità pubblica, un interesse sociale, evidentemente non andrebbero comunque finanziate. Ben vengano finanziamenti eventualmente anche per omosessuali o gente con gusti diversi, però se fossero seri. Se questo dirigente è stato scelto da qualche ministero, è chiaro che le scelte non sono state fatte con i criteri giusti, però io immagino che sia una responsabilità personale. Penso proprio che sarebbe da prendere e fare qualcosa, è che purtroppo noi italiani siamo fatti che fino a che non ci capita, non ci toccano proprio personalmente, non ci accorgiamo di quello che ci portano via. Non è l'unico spreco comunque che il governo fa, insomma. Si potevano spendere meglio questi soldi, quindi? Ma ci mancherebbe, ci sono tanti altri buchi da coprire, diciamo, proprio un bel spreco di tutto ciò che la gente versa, insomma, di tasse. Vergognoso. Non so neanche cosa dire perché sennò mi incazzo, vai. 25-30 mila euro per avere una sposa. A mettere fine al giro di matrimoni combinati è stata la sezione criminalità organizzata della polizia, arrivata a Tarzo con in mano 4 ordinanze di custodia cautelare. A finire agli arresti per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina un 38enne kosovaro residente a Tarzo, la sua ex compagna che di anni ne ha 23 e 2 donne sinti di 26 e 34 anni residenti a Lucca e a Prato. Secondo le indagini della polizia era proprio il kosovaro di Tarzo a reggere le fila dell'organizzazione che tra il mese di luglio 2015 e quello di febbraio 2016 avrebbe favorito le unioni di 10 coppie. Il meccanismo era semplice, alle donne, tutte di origini sinti, che si dicevano disponibili al matrimonio, venivano corrisposti compensi tra i 6 e i 5 mila euro, 2 firme all'ambasciata, una stretta di mano e poi via. Sempre a carico dell'organizzazione sarebbero state anche le spese legali per le successive pratiche di divorzio. Era il kosovaro residente a Tarzo a ospitare a casa sua i futuri sposi, occupandosi anche di individuare i clienti interessati a contrarre il falso matrimonio. L'operazione Promessi Sposi è scattata a ottobre 2015, quando dopo 2 dei 10 matrimoni celebrati all'ambasciata italiana a Pristina in Kosovo, i funzionari si sono resi conto che i coniugi non solo non parlavano la stessa lingua, ma non riuscivano neppure a comunicare tra loro. A Dosson di Casiari in questo momento, da ieri sera il dato era 650 dentro la caserma Serena, ma prima di aderire ad un progetto capiamo cosa significa sprare, che problemi ci saranno poi per le amministrazioni comunali. Sindaci a lezione di SPRAR, incontro in prefettura per fare il punto sull'accoglienza diffusa e per scoprire i vantaggi per gli enti di aprire le porte ai piccoli gruppi di richiedenti asilo. Il beneficio è in termini generali quello di partecipare a una situazione che riguarda tutto lo Stato e che chiede anche l'ottemperanza alle leggi nazionali, internazionali e la nostra Costituzione. La direttrice ha anche spiegato ai primi cittadini che quella dello SPRAR è una via per poter governare direttamente il fenomeno della migrazione e anche per far risparmiare qualche soldo all'ente locale evitando i grandi ammassamenti. Ci sono dei benefici che hanno a che fare anche con questioni molto pratiche. Il comune governa il progetto, quindi governa il fenomeno sul proprio territorio con numeri bassi, perché il principio su cui si basa lo SPRAR è quello dell'accoglienza cosiddetta diffusa, piccoli numeri distribuiti prevalentemente in appartamenti. L'auspicio è garantire un'equa distribuzione che consenta di poter in qualche modo alleggerire i centri che noi già abbiamo ed evitare concentrazioni. Una soluzione è quella dell'accoglienza diffusa che in questa stagione si integra anche con la possibilità per i migranti
migranti di collaborare alla vita e al decoro del comune a cui vengono assegnati. I lavori di pubblica utilità sono ormai una realtà in questa provincia, che va però ampliata per garantire che in tutti i comuni si possano attivare questi lavori, che sono un modo per rendere attivi queste persone e integrarsi realmente nel tessuto delle comunità. Attrezzature sanitarie per un nuovo poliambulatorio ad Arquata del Tronto, uno dei centri maggiormente colpiti dal terremoto. A contribuire a realizzarlo le donne che ad ottobre hanno effettuato la mammografia alla Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier. La struttura ha donato il ricavato all'Avis, che ha deciso di destinare l'assegno da 5.000 euro alle popolazioni terremotate. Ecco, noi abbiamo abbinato alla nostra tariffa, senza alcuna aggiunta, una quota che è stata detratta dagli incassi della casa di cura, e quella quota è stata devoluta all'Avis. Teniamo in maniera estremamente forte alla salute dei nostri concittadini. E poi una cultura del dono, quel dono gratuito, libero, scevro da ogni vincolo, ma è un dono come scelta di vita. Il vero donatore, quando fa questa scelta, resta donatore a vita. Oggi, a sorpresa, durante il collegamento in videoconferenza con il presidente dell'Avis provinciale di Ascoli Piceno, Berardino Lauretano, la Casa di Cura ha deciso di organizzare ulteriori donazioni, la prossima in occasione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica dal 18 al 26 marzo. All'Avis sarà devoluta parte del ricavato degli screening a seno e prostata. Verrà realizzato un poliambulatorio che servirà il territorio e sicuramente sarà dotato di idonee attrezzature per i bisogni del posto. Oggi abbiamo deciso di ripetere l'iniziativa, per cui ci auguriamo, col sostegno delle pazienti, di raggiungere anche una cifra, ci auguriamo anche superiore, perché i bisogni di quei territori sicuramente sono molto elevati. Non vedi un vigile, non vedi nessuno, ti vedi solo dopo due mesi arrivare la multa a casa. Non penso che sia una bella cosa. Questa è un'altra cosa per far soldi, penso. Varchi elettronici agli ingressi del centro storico. I trevigiani sono perplessi, se non contrari. Le nuove telecamere attive da metà marzo, posizionate negli 8 accessi individuati dall'amministrazione al centro del capoluogo della Marca, sono percepite ancora una volta come un tentativo del comune di far cassa, da un lato, e dall'altro l'ennesimo contributo negativo allo spopolamento del centro. Siccome i vigili non prendono abbastanza soldi per le multe, chi deve girare in città, praticamente la città muore. Se vogliamo ripopolare un po' la città, sicuramente bisognerebbe far arrivare la gente fino in centro, perché altrimenti questo vuol dire rendere un centro deserto, pedonale, basta. Centro off limits, layout uguale città che si svuota. I trevigiani concordano: se l'amministrazione persegue questa strada, deve anche trovare soluzioni alternative per non far morire il centro. O comunque, perlomeno, che ci sia parcheggio, creare parcheggi nuovi. E fare delle navette che ti portano in centro, allora sarebbe una cosa ben fatta, insomma, una cosa fatta a regola d'arte, ecco, dare dei servizi, insomma. Se in centro i varchi elettronici fanno da deterrente all'ingresso in auto, in tangenziale compaiono due nuovi autovelox, spariscono i vecchi bidoni grigio o arancio e compaiono autovelox elevati. Miglior visuale e impossibilità di sfuggire. Per l'automobilista la vita si fa sempre più difficile. In tangenziale adesso dovranno mettere due rilevatori, per cui ci saranno più multe ancora da prendere. Io vorrei sapere quanti soldi fa il comune, cioè con le multe a fine anno. Basta poco, dona un neurone anche tu. Se doni un neurone a un ether, hai già raddoppiato il numero dei suoi neuroni. Giusto. Aiuta un hater. Donagli un neurone. Truccata da diva, bella come non mai nella sua semplicità, sfida con una stoccata chi l'ha offesa in modo pesante su Facebook, Bebe Vio, e con il VJ Alessandro Cattelan lancia l'hashtag EPCC, aiuta un hater, dona un neurone. A suo fianco, in questa battaglia contro ogni discriminazione per far crescere la consapevolezza e la maturità delle persone, come sempre il vicentino Sammy Basso. Anche io ho avuto a che fare con la stupidità, racconta. Io trovo una cosa molto stupida e al quale dare sicuramente importanza, ma non troppa. Io stesso su Facebook sono stato attaccato più volte, dunque la capisco in questo senso e sono vicino, ma le dico anche di non preoccuparsi, perché è gente che
sulla tastiera è forte, ma poi nella vita reale è innocua. Chi offende, chi lancia frasi pesanti a sfondo sessuale, chi si permette di prendere in giro una diversità, è gente forte solo sulla tastiera, commenta Sammy, in prima linea come testimonial della sua malattia, la progeria. Disagiati che passano le loro giornate chiusi nella loro stanzetta a insultare estranei, attaccano Bebe e Alessandro in un video diventato virale. Molte persone sono più sfortunate delle altre. Persone che non sono come noi. Persone che nascono con qualcosa in meno e che fanno fatica in ogni momento della loro vita. Sono gli haters. Haters, persone che odiano, prive di neuroni. All'apparenza sembrano persone normali, ma in realtà non sono in grado di compiere neanche i gesti più semplici. Cosa le passa per la testa di questi haters? Credo un c***o, sincero, cioè, proprio niente. La raccolta di neuroni è partita, insieme si può vincere questa cultura, la sfida è iniziata. Insieme possiamo farcela. La segretaria generale della CGIL, Susanna Camusso, ha incontrato a Conegliano i rappresentanti sindacali di tutto il Veneto, nella tappa trevigiana del suo tour lungo la penisola per promuovere i due referendum sull'abolizione dei voucher e la modifica delle norme sugli appalti. Il Veneto, ha ricordato Camusso, è la seconda regione italiana per uso dei voucher, uno strumento ormai impiegato in maniera totalmente impropria e indiscriminata. Non stiamo assolutamente più parlando di lavoro occasionale, ma in realtà i voucher sono diventati l'ultima delle forme di precarietà nel sistema delle imprese, sostituiscono lavoro che dovrebbe essere lavoro strutturato, basta leggere la cronaca rispetto a quali sono le aziende che utilizzano i voucher, basta pensare al settore della grande distribuzione per capire che lì, quando si utilizzano i voucher, sta sostituendo del lavoro strutturato. Dopo quasi un decennio di crisi e di chiusura di aziende che hanno colpito in questo territorio più duramente che altrove, conclude la segretaria della CGIL, possiamo dire che le politiche sul lavoro degli ultimi governi si sono rivelate fallimentari. Non sono le leggi che hanno determinato la crisi, ma a fronte della crisi si è continuato a ragionare in termini di riduzione dei costi, di riduzione della competitività, di licenziamenti più facili, mentre invece c'era bisogno di fare uno straordinario piano del lavoro, uno straordinario piano di occupazione. E con quest'ultimo servizio per il telegiornale domenicale è tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione, per aver scelto la nostra informazione e appuntamento alle prossime edizioni. Le previsioni per domani. Per buona parte della giornata sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi medio-alte. Nel pomeriggio sera aumento della nuvolosità soprattutto sulle zone centro-settentrionali. Precipitazioni assenti. Solo a fine giornata non è del tutto esclusa qualche debolissima precipitazione sulle zone centro-settentrionali. Temperature minime in leggero aumento, massime senza notevoli variazioni in pianure e nelle valli. In calo in quota.